A chiamare due amministratori che sono i sindaci di Lama Mocogno e il sindaco di Montecreto, che hanno creduto in questi progetti e li hanno sostenuti sin dall'inizio. Quindi inviterei la signora Luciana Serri, sindaco di Lama Mocogno, e il signor Maurizio Cadenzani, sindaco di Montecreto. Buongiorno a tutti, anch'io faccio i complimenti per questa bella iniziativa, per questa settimana della salute mentale che dallo scorso anno viene portata anche sul nostro territorio. Credo anch'io, come diceva prima il sindaco di Marano, che sia importante parlare, fare conoscere e cercare di superare dei pregiudizi. E quindi bene queste iniziative, continuiamole a fare. Oggi poi vedo una sala veramente piena, molto bella, e devo dire che gli interventi che si sono susseguiti mi hanno veramente commossi, hanno forse fatto capire meglio anche a noi tante situazioni. Ma venendo un po' sull'esperienza nostra, ciò che veniva anticipato dalla dottoressa Caloro, questo progetto che già dura da alcuni anni, che vede due progetti localizzati nel comune di Lama Mocogno, con due appartamenti affittati e intestati direttamente agli utenti, e credo che dobbiamo parlare oggi, visto che è già passato un po' di tempo, è il momento anche di fare dei bilanci, credo, di un'esperienza positiva che ha visto lavorare insieme i servizi sociali delle amministrazioni comunali e il servizio dell'azienda sanitaria di salute mentale. E quindi credo che proprio ragionando di questi progetti si possa parlare di vera integrazione, questo concetto che spesso, di cui spesso parliamo, ma che non è sempre così semplice mettere in pratica. Credo che ragionando di questo progetto l'integrazione dei servizi sia realmente avvenuta, e probabilmente è un elemento anche questo che ha aiutato comunque ad avere un risultato, a portare dei benefici positivi a questo percorso. Quindi le amministrazioni comunali intervengono con i loro servizi, assistenza domiciliare, in alcuni casi anche la consegna dei pasti a domicilio, sostegno economico, l'azienda con la propria attività anche infermieristica domiciliare. E penso che almeno il risultato mi sembra molto positivo, vedo comunque soprattutto in uno di questi progetti anche una relazione di aiuto e di progettualità sulle loro attività anche così di carattere ricreativo che sono nate, quindi credo che questo sia un ottimo risultato, un bellissimo risultato. Tra l'altro venivamo anche da esperienze precedenti di tentativo di inserimento, quindi di soluzioni anche abitative, che però non vedevano la convivenza con altri, che non avevano dato un risultato positivo, insomma. E quindi probabilmente la convivenza, l'imparare a stare insieme, l'imparare ad aiutarsi, il progettare anche delle cose insieme, che è un elemento così normalmente diciamo positivo, ha dato anche in queste situazioni dei risultati buoni, e credo sia per gli utenti sia per i pazienti, ma complessivamente per tutti. Aggiungo anche che gli appartamenti sono in una palazzina con altri appartamenti, altre famiglie, altri residenti, e insomma segnaliamo solo dei comportamenti positivi, quindi sono sempre arrivate comunque delle segnalazioni positive di apprezzamento per un comportamento assolutamente corretto. Quindi insomma il mio intervento è brevissimo perché non credo di dover aggiungere altro. Però credo che dobbiamo riflettere, cercare di andare proprio su questa strada che mi sembra portare benefici sia agli interessati sia agli utenti, e credo che possa aiutare anche a noi a gestire con maggiore, con obiettivi migliori, comunque per raggiungere obiettivi migliori i nostri servizi e gestire queste problematiche comunque con più efficacia. Grazie. Ma intervenire dopo il sindaco di Lama Mocogno, noi siamo molto campanilisti, quindi dobbiamo, è sempre molto difficile. Ovviamente anch'io mi aggrego ai ringraziamenti per la giornata e anche le giornate precedenti, perché state facendo una manifestazione itinerante su tutto il territorio, che è bellissimo. Per cui io, per non ripetermi, visto che vengo sempre dopo,
questioni anche di cavalleria, diventa difficile parlare. Allora io vi confido una cosa, ieri per la prima volta nei miei 3 anni di mandato mi sono preparato, quindi ho iniziato a dire bene domani che cosa dico, cosa faccio, eccetera, quindi mi sono ripassato la storia di Claudio che vedo molto volentieri, un po' tutte queste cose qua, perché il sindaco è chiamato ad intervenire. Quindi il decreto legislativo Bindi, no? Che dice che sei una persona importante perché devi tenere e vedere qual è lo stato di salute dei tuoi cittadini e quant'altro. Poi arrivo qui, vedo una manifestazione completamente diversa, molto più bella di come l'avevo pensata, per cui mi si rivoluziona il mondo. Quindi a questo punto il discorso che mi ero preparato lo casso, lo metto da parte, come mi succede di solito, e vi porto solamente un piccolo aneddoto, perché poi in realtà il sindaco di Lama Mocogno è stato molto preciso e ha descritto bene quello che è stato l'intento di questo progetto. Io penso che noi amministratori abbiamo un ruolo fondamentale, non tanto per il decreto Bindi o quant'altro. Mi è rimasta impresso una frase che era stata riportata: non c'è più bel posto al mondo di casa mia. Questo mi è rimasto impresso perché noi amministratori abbiamo una casa, volenti o nolenti, un pochino più grande da gestire, ed è una comunità. Quindi noi dobbiamo riportare a casa nostra anche queste persone all'interno della nostra comunità, e questo è un onere estremamente gravoso e molto difficile da poter ottenere. L'esperienza con Claudio e il suo compagno d'avventura, diciamo, in questo appartamento, Paolo, è molto interessante, molto bella, molto costruttiva anche dal punto di vista di un amministratore, di un piccolo comune, di 1000 abitanti e quant'altro, che con veramente una spesa esigua ad abitante, perché parliamo di 3,50 € per Montecreto ad abitante all'anno, hanno contribuito e si sta contribuendo a riportare, tra virgolette, la normalità di un pezzo importante della nostra società. Questo pezzo importante è Claudio. Allora io dico e ripeto, vi porto l'esperienza personale. Io ho una figlia di 13 anni che durante un piccolo colloquio, vedendomi magari arrivare tardi la sera come il sindaco e il presidente della comunità montana, magari arrabbiato per alcune cose o cose di questo genere, mi ha chiesto: ma papà, alla fine ne vale la pena questa cosa qui? Insomma, non ci sei mai, sei sempre arrabbiato, in ritardo, sei stanco, eccetera. Oggi ho un motivo in più per dire a mia figlia che ne vale la pena. Perché Claudio, nel suo ritorno, diciamo così, ad una vita tra virgolette normale, ha dato un motivo in più a un sindaco di un piccolo comune, quasi insignificante a livello italiano, di poter dire: sono orgoglioso di fare anche questo mestiere. Grazie.